Benissimo, iniziamo. Zitti. 9 per 8. 9 per 8, 72. 5 per 9. 5 per 9, 45. 4 per 7. 4 per 7, 28. 8 per 8. 64. Bravo, eh? 10 per 11. 110. 11 per 11. 11 per 11, 121. Perfetto, benissimo, benissimo, benissimo. Benissimo. Allora, devo dire che ha studiato, devo dirlo. È un misto qui, la Totoschidaci, tra compiacimento e un po' di sana invidia. Io leggo negli occhi le fiamme dell'invidia. Tu speravi in un inciampo che non c'è stato. Io speravo che già Gianluca era come me qui. Scusate, ma mi tocca farle infame, così, prego. Allora, rimaniamo a parlare di moltiplicazione. Le chiedo di quali proprietà gode la moltiplicazione. Se le dico 7 per 8, 8 per 7, sto applicando una proprietà. Si ricorda come si chiama questa proprietà? Commutativa. Cambiando il numero dei... No, il risultato non cambia. Quindi cambiando l'ordine dei fattori, il risultato non cambia. Il prodotto non cambia. Come si chiama? Un nome questa proprietà? Schillaci? Beh, io mi sono allungato la... Vedevo che posso al braccio... Provare. No. Commutativa. Come? Commutativa, così. Commutativa.